Ciao luminoso nuovo giorno, che presagio hai oggi? È il momento giusto per prendere una decisione? Qui hanno guarda il video per scoprirlo. Oggi è venerdì 11 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Lavoro in prima linea tra creatività e business. A casa o in azienda il lavoro è il fulcro della giornata, ci mettete acume. Creatività e buon fiuto perché le cose imbocchino la giusta direzione e proseguano su quella strada senza deviazioni. Davanti a voci di corridoio allarmistiche, perciò, turatevi le orecchie, la realtà non è come viene riportata, in barba a chi gufa la sensazione di ripresa si avverte già nell'aria, almeno per voi e per il vostro staff. Dopo una diagnosi sbagliata o poco chiara trovate anche il rimedio contro i vostri malanni. Dalle cosiddette medicine alternative arrivano soluzioni insperate perché la vis medicatrix, ossia la forza di guarigione, è già presente in ogni essere che desideri veramente star bene e riprendere in mano la propria vita. Un uomo fondamentalmente pericoloso per voi, che recrimina, che vi odia, che nutre del risentimento per voi a causa di presunti torti subiti. Sarà bene restare quanto più lontani da questo uomo perché potrebbe comportare seri pericoli e danni, sia alla vostra persona che alle vostre cose. Incontri sbagliati per i single, fate molta attenzione a chi incontrate in questo periodo. Molte opportunità le hai sprecate, solo alcune potrai recuperarle, ma se non ti dai da fare sfumeranno anche quelle. Riuscirai a risolvere un problema che avevi da tempo. Fortuna. Ti esprimerai benissimo. Amici e collaboratori ti ammireranno. Sarai persuasivo. Magnetismo. Organizza una cena romantica. Non offrite l'amicizia su Facebook ai primi arrivati che ve la chiedono senza esservi prima chiesto quali siano le loro reali intenzioni. Oggi è un giorno nero per alcune coppie, litigi e incomprensioni, gelosie e scenate. Se fate parte di queste coppie cercate di restare in silenzio, meno parlate meno danni farete. Incontri interessanti con Mercurio favorevole, potreste avere bisogno di tutta la vostra diplomazia per fare buona impressione su chi conoscerete. Non fate di ogni erba un fascio, non sempre le intenzioni delle persone che vi circondano sono cattive. Qualche volta accettate anche altri punti di vista. Ignorate le male lingue. Pensate di più alle vostre esigenze e portatele avanti senza voltarvi indietro. Oggi sarai un po' testardo ed ostinato, soprattutto nel settore del lavoro, ambito in cui non accetti critiche. Amore, è consigliata la frequentazione di un ambiente nuovo se sperate in un ritorno. Bene, sappiate che oggi potrebbe accadere anche se non nel modo in cui sperate. Con una persona che desiderate più degli altri, in fondo, le differenze sono troppe per poter essere trascurate. Sono in vista tensioni in amore. Abbiate la pazienza di attendere che le persone intorno a voi si accorgano che avete bisogno di rilassarvi e di non pensare a nulla per un po'. Prima di prendere una decisione finanziaria, accertatevi di essere stati adeguatamente informati, e se possibile fatevi consigliare da un vero amico. Pensate di più al vostro benessere e alla vostra salute, cercando di non sprecare le vostre energie su questioni di scarsa rilevanza. Vi caratterizza una giornata per voi stimolante e positiva, rafforzata da un'ottima posizione di Plutone in congiunzione nel vostro segno e poi Urano, Giove, Nettuno, astri che vi portano fortuna. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox oggi potreste dover affrontare qualche piccola delusione in amore. Cercate di mantenere la calma e non rispondere male, perché ultimamente ci vuole poco a farvi perdere la pazienza. Sul lavoro, se dovete firmare un accordo o un contratto, leggete tutto attentamente. Cari Capricorno, come già detto negli scorsi giorni, per l'amore non è proprio il periodo più bello. C'è qualche dissidio nella vita sentimentale e sul lavoro, attenzione a firmare accordi troppo in fretta, meglio riflettere bene. Ogni volta che dovete prendere una decisione, vi affidate alla parte meno istintiva di voi, credendo che la razionalità sia la migliore consigliera. Questo vale nella maggior parte dei casi, ma stavolta potrebbe essere fondamentale un tocco di brio, un colpo di testa che vi potrebbe portare ad un livello più alto. Non lasciate che le vostre inquietudini vi calpestino, perché sarebbe davvero un peccato vedervi rinunciare ad un sogno.
venerdì nostalgico, con Venere cancerina all'opposizione che vi ricorda di continuo il passato. Buona l'unione familiare, tranquillo il lavoro. Ma perché un ex vi ritorna di continuo in mente, rendendovi così malinconici? Amore ed Eros, tutto in perfetto ordine, la famiglia è serena, la vostra casetta in ordine, sul lavoro non c'è nulla che non vada. Quello che vi manca è sentire le farfalle nello stomaco, mentre il pensiero si fissa su una persona che non siete mai riusciti a dimenticare. Sarà forse successo qualcosa, o anche lei vi sta chiamando con la mente. Non c'è modo più semplice per scoprirlo che chiamarla. La presenza della luna ha il potere di addolcire i vostri sentimenti, mettendo la dolce metà al primo posto dei vostri interessi. Venere è da ieri amorevolmente nel vostro segno, in arrivo vagonate di coccole. In primo piano c'è la vostra solida affettività. Nettuno, ospitato nel segno sentimentale dei pesci, accende i vostri entusiasmi calorosi in campo sentimentale, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 14 gennaio. Le soddisfazioni del cuore possono aumentare trovando nuovi doni del cielo, come la notizia della nascita di un figlio o di un nipotino, molto desiderati. Un bel Giove vi dona la possibilità di vere e proprie rivoluzioni che toccano il nido dei vostri interessi emotivi più cari, specie se appartenete alla prima decade del vostro segno. In aggiunta, un autentico sentimento di spiritualità vi accompagna, sempre merito del benefico influsso di Nettuno nel segno mistico dei pesci, a vivificare la vostra anima. Lavoro e denaro, atmosfera serena e rilassata in azienda grazie a colleghi simpatici e un progetto che in barba alla crisi è sulla pista di decollo. Interessante la serata tra musica e poesia, prima di cena fate la solita passeggiata in centro, aperitivo con un collega o un salto in libreria, se il prossimo weekend lo trascorrerete al mare, avete bisogno di carta stampata. Oggi in ufficio ci sarà un po' di tensione, meglio procedere con cautela, e se qualcuno cercherà di farvi saltare i nervi non cadete in trappola. Anche il vostro umore non è dei migliori e potrebbe sfuggirvi un commento poco piacevole. Cavalieri senza macchia e senza paura, difendete, oltre ai vostri interessi, quelli di chi ritenete sia più debole oggi in ufficio. Saturno, astro della giustizia, dal buon vicino Acquario, vi mette nella condizione di investirvi in questo ruolo. Il vostro slancio è generoso e disinteressato, ma fate soltanto attenzione a non trovarvi a combattere contro i mulini a vento. Benessere, benone la forma fisica, su questa non c'è nulla da ridire e potrete migliorarla ancora praticando e aumentando l'attività sportiva. È l'aspetto che non vi convince, allo specchio vi aspettate di più e fare la prova costume non migliora l'umore. Non fate tragedie, è tutto in ordine, la brutta impressione è perché manca l'abbronzatura. Consiglio di fare una passeggiata o di nuotare qualche vasca. Concentrati sulla preparazione di pasti sani come zuppa di verdure o una casseruola vegetariana. Noti la bellezza nelle cose umili. Per lei, alla quasi amica rispondete in tono evasivo, le sue domande insistenti vi infastidiscono, tenete molto alla vostra privacy. Per lui, riguardo ai numeri da giocare i sogni non sono abbastanza veritieri, utilizzateli piuttosto come spunto di riflessione per sondare i vostri abissi interiori e confrontarvi con paure e desideri rimossi. Colore delle emozioni, verde pistacchio. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 5, benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.